Scontrino di Bricoman di 1,50 euro. Con questa somma oggi proverò a risolvere un problema che tutti camperanno e speriamo insomma che questo possa bastare per appunto risolvere questo problema che non è tanto un problema strutturale o un problema che può impedire l'utilizzo del camper, ma è più che altro un vezzo artistico, chiamiamolo così, o puramente semplicemente una questione estetica. Con appunto 1,50 euro materiale recuperato da casa, proviamo a risolvere questo problema. Vediamoci il video. Camperisti, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma andiamo abbastanza bene. Qui si continua sempre e comunque a lavorare. Prima di partire volevo ringraziare gli iscritti, come al solito, darvi il benvenuto ai nuovi iscritti, spero che il canale possa aiutarvi a mantenere il vostro mezzo ricreativo perfettamente funzionante e come al solito andiamo al sodo. Oggi volevo risolvervi con voi, volevo risolvere con voi un piccolo problema estetico, nulla di che. Però anche i piccoli problemi estetici possono fare la differenza. Nel senso che, come avete visto nell'intro, con 1,50 euro ho acquistato. Anzi, no, vi volevo far vedere il materiale che oggi utilizzerò. Innanzitutto utilizzerò del Cif Crema che ho recuperato da casa. Principalmente viene utilizzato per pulire le parti in ceramica, le parti in cromo, insomma, tutta quella parte che fa parte della cucina o anche del bagno. Poi, che cosa ho? Ho dello scotch di carta. Della carta abrasiva di varie grane. Piccola parentesi, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti lo sanno, la pasta abrasiva, sì, la carta abrasiva o carta vetrata che dir si voglia, la possiamo trovare in diverse grammature ed utilizzi. Io sto utilizzando della grana 400, 800 e 1000. Tenete in considerazione che utilizzando il numero basso, cioè la grana 400, abbiamo una percentuale di abrasione maggiore, quindi è una grana un pochino più grossa e quindi gratta un po' di più, chiamiamola così. Se saliamo di numero, la granatura diminuisce e quindi di conseguenza abbiamo una percentuale o una forza di abrasione inferiore. Quindi diciamo, più aumentiamo il numero della carta abrasiva e più diminuisce la forza di abrasione. Spero di essermi capito. Quindi abbiamo una grana 400, una grana 800 e una grana 1000 e dovrebbero bastare. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo una grana 120, come vedete una piccola quantità perché poi vi spiegherò perché, se no non vi voglio svelare altro. E poi abbiamo un po' di acqua, basta, semplice. Che cosa voglio fare oggi? Oggi voglio risolvere questo problema qui. Ormai tutti l'avete capito, insomma, è praticamente il coperchio che appunto copre, che chiude il comignolo del boiler. Che cosa è successo? Ovviamente queste sono plastiche di 40 anni e che cosa succede? Che con l'andare del tempo, con il sole, con il caldo, con gli sbalzi termici, tendono a deteriorarsi e con l'andare appunto del tempo si spaccano. Il problema qual è? La rottura non la possiamo evitare perché comunque la plastica dopo un po' di tempo si deteriora e si rompe. Per quanto riguarda un po' questo effetto un po' buccia d'arancia, un po' con questa polverina sopra che deriva proprio dal deterioramento della plastica, lo possiamo risolvere. Come lo andiamo a risolvere? Utilizzando appunto la carta vetrata e il CIF e l'acqua. Un consiglio: tenete in considerazione che queste sono plastiche molto molto sottili, quindi io non andrei ad agire con forza su questa tipologia di plastica perché noi andando a levigare la superficie, che cosa facciamo? Andiamo a fare come si può dire? Andiamo a sfogliare quella che è lo strato superiore della plastica per cercare di recuperare lo strato inferiore della plastica che, come ho già fatto dei test, è liscio. Ok, quindi andiamo a togliere tutta questa polvere che si va a creare sopra la superficie. Cosa molto importante, questo lavoro va fatto solo su plastiche grezze, quindi non su plastiche verniciate, perché se andiamo a grattare la vernice, la plastica verniciata, la vernice viene via, quindi lo potete fare su plastiche grezze, come può essere il coperchio della truma, come può essere magari lo specchietto non verniciato del camper, le maniglie, su tutte queste plastiche grezze, mi raccomando, ok? E in base poi alla plastica che noi ci troviamo di fronte, dobbiamo regolarci in base anche a che tipo di grammatura di carta vetrata dobbiamo utilizzare.
Ok, quindi se abbiamo una plastica molto più spessa di questa, possiamo anche ipotizzare, possiamo anche avventurarci ad usare una grammatura importante, tipo un 200, un 150, quindi quando la plastica è molto spessa. In questo caso, che è una plastica molto sottile, io non starei ad utilizzare una grammatura molto importante, tipo un 120 o un 100, perché proprio va molto a grattare la superficie, quindi si rischia magari di arrivare a bucare la superficie. Ok? Spero di essermi stato spiegato. Andiamo a lavorare. Allora, come vedete, ho diviso, spero riusciate a vederlo, aspettate un po', vi regolo un pochino meglio. Allora, aspettate, che voglio cercare di riprendere per bene. Allora, vedete, io ho messo lo scotch di carta per farvi vedere un po' la differenza fra il prima e il dopo. Allora, partiamo senza stare a fare troppi discorsi. Bagniamo la superficie, ok? Con dell'acqua semplice e senza aggiungere altro. Ok, quindi abbiamo bagnato per bene la superficie, deve essere umida, ok? E poi partiamo. Allora, intanto utilizziamo una grana 400, come vi dicevo. Questa è carta vetrata per operazioni in umido, quindi si può bagnare che non perde la sua proprietà di abrasione. Ok? Bagnato la carta. Poi prendiamo il nostro bel cif e ne mettiamo un goccio sulla parte in cui dobbiamo andare a operare, ok? E si parte bene. Mi raccomando, non utilizzate molta forza, partite delicatamente con movimenti circolari e andiamo avanti così, ok? È un lavoro di pazienza, quindi magari vi mettete a casa, ok? Davanti alla televisione mentre guardate la vostra serie preferita su Netflix. E vi mettete a grattare piano piano, ok? Bisogna partire delicatamente proprio perché avendo una superficie molto ma molto sottile rischiamo davvero di andare a bucare la plastica. Quindi partiamo prima con una grana 400 e vediamo come reagisce la plastica. Se vediamo che comunque non abbiamo dei miglioramenti, possiamo utilizzare una grana un pochino più importante, tipo un 120, un 150, ma mi raccomando, utilizziamola con cautela perché si rischia di bucare la plastica. Ok? Tenete in considerazione anche una cosa, che questo tipo di coperchi ormai non sono più in produzione ed è praticamente impossibile da trovare, quindi se lo rompete, vi arrangiate, nel senso dovete trovare qualcuno che li riproduce in 3D ad un costo, insomma, non da poco. Ok? Quindi continuiamo a grattare e ci vediamo fra qualche minuto. Allora, una cosa molto importante, attenzione quando andate sulla scritta, perché andando a utilizzare la carta vetrata si rischia magari di andare a deteriorare la scritta, quindi muovetevi con molta delicatezza. Comunque il movimento è sempre il solito, un movimento circolare, poi cosa fate? Aggiungete un po' di CIF e continuate. Perché andiamo ad utilizzare il CIF? Perché il CIF in questo caso è un crema con microcristalli, quindi che cosa ha? Ha al suo interno dei microcristalli che vanno a levigare ulteriormente la superficie, ok? Quindi proprio per questo non c'è bisogno di utilizzare, come in questo caso, una grammatura molto molto importante. Perché? Perché abbiamo il CIF che ci dà una mano, ok? Mi raccomando, sulla scritta, vedete in questi punti, andateci piano, delicatamente, perché rischiate di far venire via la scritta, ok? Quindi continuiamo così, delicatamente, senza forzare troppo la mano. Poi ad un certo punto, dopo circa 10 minuti, 5 minuti che facciamo questo tipo di lavoro, che cosa facciamo? Andiamo a sciacquare la superficie, andiamo a vedere come sta procedendo, ok? Aspettate, prendo un po' di Scottex. Allora, vediamo un po' come sta andando. Insomma, vedete? Già un po' di differenza c'è. Vedete? Guardate qui e guardate qui. Insomma, un po' di differenza già ce l'abbiamo, no? La superficie in questo momento, la plastica è molto porosa, quindi cercate di non toccarla con le mani, utilizzate dei guanti. Ora, in questo caso, i guanti non ce li ho perché li ho finiti, quindi mi sto muovendo senza guanti. Però comunque potete notare già che c'è una bella differenza, no? Io spero che dalle immagini si riesca a capire. Vedete, qua la superficie si presenta molto liscia, mentre
e siamo già soltanto al primo passaggio. La scritta è diventata più leggibile rispetto a questa qui, vedete? Ma soprattutto l'impatto maggiore ce l'abbiamo sulla superficie. Infatti, se noi andiamo a vedere già di fianco, vedete? Anche qui, guardate che differenza c'è. Ed è la stessa parte. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Con un solo passaggio di grammatura 400, abbiamo già eliminato quelle che sono quella che è questo strato di plastica deteriorata e stiamo cercando di far venire fuori la parte sottostante che è in condizioni, guardate, insomma, molto molto migliori. Ok? Continuiamo ad andare avanti, ok? Allora, poi ribagniamo la superficie, mi raccomando, con abbondante acqua. Cambiamo la grammatura, passiamo ad una grammatura 800, quindi andiamo a bagnare. Utilizziamo sempre il nostro bel CIF, ok? Lo potete mettere sulla superficie o direttamente sulla carta, va bene lo stesso. E andiamo, stesso discorso. Delicatamente, mi raccomando, delicatamente, soprattutto intorno alla scritta, ok? E andiamo avanti, ok? Piano piano andiamo a rifinire un po' quella che è la lavorazione che abbiamo fatto prima, ok? Molto delicatamente e andiamo avanti così, sempre con movimenti circolari senza imprimere troppa forza, mi raccomando, perché rischiamo di aumentare la forza di abrasione della carta inutilmente, perché più schiacciamo e più aumenta la pressione sulla plastica e quindi rischiamo magari di andare a peggiorare una situazione già non messa bene, ok? Lavoro circolare. Se la cosa importante è che la superficie deve essere sempre umida, non bisogna mai lavorare a secco, perché lavorando a secco andiamo ad aumentare la forza di abrasione e rischiamo magari, come vi dicevo, di andare a vedete, questo è anche un po' di sporco che si è depositato nella superficie. Quindi andiamo piano piano. Ripeto, è un lavoro per chi vuole fare la finezza e per chi vuole cercare, insomma, di migliorare non soltanto dal punto di vista funzionale il proprio mezzo, ma anche da un punto di vista puramente estetico. Ok? Ovviamente la lavorazione a condizioni normali è molto più lenta. Ovviamente per fare il video, per farvi capire tutti i passaggi ad uno a uno, anche perché è una cosa che va fatta al tatto, cioè noi bisogna che sentiamo se la plastica è arrivata al punto giusto. E qual è il punto giusto? Il momento in cui la plastica si presenta liscia, ok? Quando non sentiamo più questa sensazione di scalini, di grattugia, ok? Infatti, se noi tocchiamo questa superficie, sentiamo rugosa, ruvida. Se tocchiamo questa, la sentiamo liscia. Quindi quello è il punto in cui noi ci dobbiamo fermare, ok? Mi raccomando, forse sono ripetitivo, la plastica è sottile, quindi non andiamo troppo a levigare, ok? Non la porteremo mai alle condizioni nuove. Dobbiamo cercare soltanto di migliorare quello che è l'impatto visivo. Ok? Quindi abbiamo finito, risciacquiamo. Ok? Puliamo. Mi raccomando, cerchiamo di non di toccare il meno possibile con le dita, perché vedete? Già la condizione, vedete, inizia a essere anche un pochino, ora la metto un pochino meno opaca, un pochino più lucida. Ovviamente, come vi dicevo, non tornerà mai nuova. Potremo soltanto cercare di migliorare la sua condizione. Ok? Ora, partiamo con l'ultimo passaggio. Ripartiamo, ribagniamo la superficie e prendiamo una grana 1000. Ok? Una grana 1000 praticamente è una grana molto, ma molto sottile. E questa che cosa ci aiuterà? Ci aiuterà a levigare e a lucidare la superficie. Abbondante acqua. E andiamo. Anche questa delicatamente, questa non andrà ad eliminare, andrà semplicemente a levigare quelle che sono le ultime percentuali di graffi che ci sono rimasti sopra. Ok, quindi andiamo avanti. Ok, dopo qualche minuto di levigatura con la grana 1000, ok, andiamo a pulire. E in linea di massima questo è il risultato, ok? Vedete? Insomma, diciamo che
si può tranquillamente stare. Ripeto, attualmente la plastica è molto porosa, quindi non andiamo a toccarla con le mani. Che cosa andiamo a fare poi in seguito? Alla fine di tutto, andremo a cospargervi sopra del polish o della cera per auto, insomma, questi materiali che vengono utilizzati per rinnovare le plastiche, e avremo al di sopra una piccola patina che proteggerà la plastica per ancora diverso tempo, ok? Quindi, ripeto, non è una condizione di miglioramento al nuovo, però, insomma, ora vi tolgo lo scotch per farvi vedere la differenza. Puliamo. Ecco qua. Aspettate che vi raddrizzo. Olla. Insomma, io tranquillamente posso dire che, insomma, il risultato è più che accettabile, ok? Cioè, guardate la differenza che c'è fra qui e qui. Pure la stessa plastica, soltanto questa è trattata e questa no. Insomma, anche la scritta, vedete, da qui a qui c'è un netto miglioramento. Mi raccomando, sulla scritta agite delicatamente, ok? Perché se no la cancellate. Poi che cosa andrò a fare? Andrò a sistemare questi punti di rottura, che ovviamente si sono verificati proprio perché la plastica era indebolita, soprattutto perché comunque all'epoca non è che costruissero le cose, insomma, in prospettiva, nel senso, questa qui si è rotta perché comunque appoggiando questa clip ad una plastica molto sottile si sa che andrà a finire a rompersi, ok? Quindi diciamo che principalmente il mio compito era quello di farvi vedere che, insomma, guardate un po', insomma, è venuto un bel lavorino. Ovviamente andrà fatto tutto e andrà messo su, come vi dicevo, un polish o una cera per poter proteggere la superficie, ok? Allora, insomma, avete capito, il lavoro è molto semplice, bisogna semplicemente stare attenti a grattare la superficie, cioè con la plastica molto sottile, come in questo caso, bisogna andare ma molto 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 delicatamente, ok? Quindi con una spesa di 1,50 euro proviamo a cercare di risolvere un problema, e soprattutto per estetico, non funzionale, perché tanto dal punto di vista funzionale il suo lo fa, è puramente una questione estetica. Come vi dicevo, questa tecnica può essere utilizzata sulle maniglie, sulle cover degli specchietti. È ovvio, mi raccomando, stiamo attenti a come andiamo ad agire, cioè regoliamo la nostra forza di abrasione anche in base alla plastica che ci abbiamo di fronte, ok? E soprattutto alla condizione di deterioramento, perché se la superficie non presenta queste screpolature, questa polverina superficiale, possiamo anche direttamente andare ad agire sempre in umido, ma piuttosto che utilizzare una grana 400 possiamo utilizzare una grana 600, quindi partire da una grana un pochino meno abrasiva. Perché? Perché dobbiamo andare a levigare una superficie che comunque si è deteriorata, ma non in maniera grave, ok? Quindi mi raccomando, prestiamo molta attenzione e prima di andare ad agire facciamo dei test su degli angoli non visibili, in modo tale da capire quale grano utilizzare e quanta forza utilizzare, ok? Cosa molto importante, come vi ho già detto, la superficie deve essere sempre umida fino alla fine, e nell'ultimo passaggio di levigatura non utilizziamo il GIF, ma utilizziamo solo acqua. Perché? Perché appunto l'ultimo passaggio è quello di rifinitura e di lucidatura. Alla fine della lavorazione cospargiamo la superficie con il polish per plastiche o con del rinnovaplastiche, levighiamo con un panno in microfibra e il lavoro è finito. Ok? Ragazzi, io cosa dirvi? Io spero che questo video vi possa servire per mantenere il vostro camper. Mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale perché tanto è gratis e non si paga niente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!